Come va, Diego? È stata l'esercizio di Milano. Amen. Senti, si gioca al Dallara evviva o si gioca al Dallara aiuto? No, va bene. Si gioca al Dallara e dico evviva, siamo contenti, oppure si gioca al Dallara, vediamo cosa succede, perché le ultime due partite qualche problema. Si gioca al Dallara e si gioca a fare la partita come l'aveva fatta sempre. Non a prendere le ultime due partite come ora, come che è un tabù dall'anno. Le partite vanno fatte, a volte i risultati arrivano, altre volte no. L'importante è fare la prestazione, cercare di far bene, come abbiamo sempre fatto, cercare di fare la prestazione fuori casa, in casa. Cambia poco. Io l'ho detto anche l'altro giorno, nel momento in cui sei in Bologna devi fare la partita in casa anche fuori, non è che vai fuori e ti metti dietro e cerchi di non prendere, perché penso che questa sia una squadra che non ce la farebbe nemmeno, secondo me, a far così. Quindi è una squadra che deve giocare sia in casa sia fuori, deve fare la partita, perché penso che sia in grado di farla. È una rosa ampia, penserai dunque sulle due partite o soltanto a questa? No, ovviamente, vi l'ho detto dall'inizio, è vero che io posso guardare oltre, i giocatori no. Quindi devono guardare questa partita, questa è la più importante. Quindi... No, diciamo anche sulle scelte. No, la partita è questa. Sappiamo che ci sono altre due partite che poi, quando venga l'altra, sarà più importante quella lì, poi l'altra, la successiva. Ma oggi dobbiamo guardare il Vicenza, abbiamo domani il Vicenza, è inutile guardare anche far scelte in base alle partite. Questo calcio, secondo me, non ci permette di fare queste cose in questo momento. Senti, è immaginabile che essendo uno scontro diretto, dice la classifica, Vicenza probabilmente avrà anche un atteggiamento non di chiusura come hanno avuto magari le ultime due squadre che sono venute qua, cioè, perché è una squadra che sta comunque là. Una squadra che gioca e riparte bene, non bisogna vedere come si mettono in campo domani. Sanno fare entrambe le cose, quindi non c'è da escludere che una squadra come la loro, che sta facendo bene, che venga a giocare la partita. E poi penso che ha tutto per giocare la partita, quindi potrebbero far così. Quindi, ma sono due partite, cioè, differenti anche da preparare, quella in cui l'avversario lo aspetti o quello in cui l'avversario ti attacca? Sì, ovviamente che sono due maniere diverse di prepararle. Noi dobbiamo essere in grado. E come avete preparato questa settimana? Noi abbiamo preparato entrambe le fasi, entrambe anche le maniere che possono fare gli avversari, perché ci possono venire ad aggredire alti o possono fare la scelta di aspettarci sotto la metà campo. Quindi noi abbiamo provato e abbiamo lavorato entrambe le cose. Mister, quando ti ha stupito il Vicenza, che in teoria in questo campionato non ci doveva neanche essere, hanno fatto un mercato tardi, poi con il cambio di allenatore hanno innestato una marcia diversa. Sì, è una gran bella sorpresa, ma nel momento in cui rimangono e fanno così bene è come il Carpi, cioè non è più una sorpresa il Carpi. E loro se sono lì perché il campo detta quello, ognuno, io dico sempre, ognuno ha quello che merita, quindi se loro sono lì, sono per meriti propri. Quindi bisogna tenere conto anche di questo, che è una squadra che sta facendo bene, che stanno facendo punti e stanno giocando bene. Quindi a prescindere di questo, noi dobbiamo fare la nostra partita. È vero che bisogna sempre guardare l'avversario, bisogna rispettare, però poi noi bisogna andare lì, bisogna fare la partita. E bisogna cercare con le nostre armi, cercare di fare una grande prestazione. Anche perché in caso di risultato pieno vorrebbe dire mettere Vicenza a una bella distanza. Sì, poi sono tutte queste cose che vengono dopo. Ragionamento che fanno anche loro, in caso sì, di problema arrivano di due gol a Bologna. Infatti, appunto per questo sarà secondo me una bella partita. Ma in questo momento venite da due, avete lo stesso ritmo voi loro, cioè un momento positivo per entrambe, anche Vicenza ha fatto nel 2015 più punti, 16, cioè sì, negli ultimi sei partite. Anche Cittadella stava facendo bene, stava vincendo, aveva vinto tutte le partite. Quindi sarà una bella partita, non è niente di facile, niente di scontato, come dico sempre, però noi dobbiamo guardare noi stessi.
noi stessi e cercare di fare le nostre cose e cercare di fare come abbiamo fatto l'ultima partita, di giocare a ritmi alti, perché poi in Cittadella si è dimostrata una squadra che ha tenuto il ritmo tutta la partita, alta intensità, soprattutto nel primo tempo si è visto le due squadre che hanno giocato. Secondo me noi abbiamo lavorato la partita bene, perché poi la partita l'abbiamo fatta, soprattutto nel primo tempo la palla andava molto, molto più veloce, quindi è stata la chiave un po' lì. Cioè, acceleravate molto, ci arrivavate sempre in giocata svelta. Questo è quello che dovremmo fare, perché poi è quello che avevo chiesto e insistito ai ragazzi di quella partita precedente che avevamo fatto in casa. Senta, c'è stato un momento della stagione, il momento all'inizio del campionato, tra la prima e la seconda giornata, in cui lei ha cambiato la posizione di un giocatore, cioè da Livi, e da lì il campionato praticamente anche nelle risultati ha preso una strada diversa. Quando lei pensa, andando a ritroso, ai suoi meriti, pensa che uno di questi sia aver capito subito che quello era il cambio da fare? Pensa che la tempestività dell'intervento di quel dettaglio sia stata la chiave della sua stagione? Io è andato un po' anche a questa maniera. Io vedevo che la squadra con le tre punte, e quando hai tre punte devi fare la differenza sulle fasce, anche quando fai un 4-2-4, se tu poi non fai la differenza lì è molto più difficile, e stava diventando difficile anche per noi stessi, perché no, il gioco non lo vedevamo, quindi sulle fasce non facevamo la differenza, e per questo motivo qui abbiamo cambiato, ragionando anche che avevamo centrocampisti, che per esempio avevamo Besa, che è un giocatore che ti può fare molti ruoli, e Bucca è la stessa cosa, Zuculini ti può fare sia a destra che a sinistra, Casarini uguale, Laribi uguale, ti può fare la mezzala, i tre quarti. Quindi ho pensato che un po' la forza di questa squadra poteva essere lì, ed è stato questo il cambio. Poi loro si sono ritrovati e partita dopo partita hanno migliorato molto anche nel gioco, quindi questo è stato importante. Con l'allenatore però ci mettono più tempo a decidere di cambiare, perché vogliono rimanere fedeli alla loro idea iniziale. Sono scelte, poi ognuno è figlio delle sue scelte. Questa è una scelta che ho preso in quel momento lì, però anche lì, questa volta penso che è andata bene, però poi sono ragionate le scelte, quindi uno le deve fare e deve farle. Quando sono scelte, secondo me vanno fatte. Quindi abbiamo cambiato, ho deciso in quel momento di cambiare, anche perché vedevo il potenziale della squadra, che era anche il centrocampo era forte, non, già lì era un reparto forte. Senti, degli ultimi arrivati, in base è pronto per giocare o in un momento più delicato magari è più importante l'equilibrio e il giocatore più la sicurezza? È un giocatore giovane che deve migliorare, però lui ha già giocato in Serie A, quindi non penso che abbia problemi di questo tipo qui. Poi ovviamente che sono scelte mie, quello che vorrò io, però come ho fatto anche un po' con tutti, l'inserimento va gradualmente, quindi penso che lui sia pronto per provare. Senti, rispetto alla partita con la Ternana, con Cittadella le due attaccanti davanti, Cacino e Cosa, pur senza far sfracelli, ci è sembrato che cominciassero a capirsi. Sei soddisfatto dell'intesa che stanno raggiungendo o pensi che ci sia? Sì, anche lì no, sono soddisfatto, però anche lì bisogna avere anche tempo. Il tempo c'è poco, ma non solo qui a Bologna, da tutte le parti c'è poco tempo. E loro secondo me stanno migliorando, però poi bisogna tenere conto che ci sono altri due attaccanti, tre attaccanti, quindi bisogna vedere. E poi la scelta sta anche all'avversario, dove possa pensare io che posso, con quali caratteristiche posso far male all'avversario. Ti voglio chiedere una cosa a proposito del fatto che hai detto che ci sono tanti attaccanti. Questa settimana, qualche
si è allenato con voi o con per conto suo come l'anno precedente? No, no, si è allenato con noi. No, perché Troianiello si è allenato con noi. No, sempre che cioè, mi è sembrato un po' penalizzante il fatto che sia un po' uscito da tutti i giri. Capisco che sono arrivati nuovi, però l'acqua fresca tuo di quest'anno non aveva fatto, secondo me, una brutta prima parte di stagione. No, ovviamente questa è una tua sensazione, è un tuo pensiero, cioè non è il mio. No, no, infatti la domanda te l'ho fatta io. No, infatti. Quindi scusami, avremmo anche letto che alcuni di loro, però in meglio l'acqua fresca così, negli ultimi giorni prima della partita non si sarebbero allenati con la squadra, non è così. Oggi abbiamo fatto allenamento, io ti rispondo, noi abbiamo fatto un allenamento e stavano bene. Poi è normale che poi si fa una partita con la primavera, è impossibile, questo è un dato di fatto, è impossibile, quindi io devo fare scelte, cioè le scelte le faccio. Scusa, per evitare un equivoco, cioè tu sei d'accordo con me sul fatto che ha fatto una buona prima parte o no, acqua fresca? No, ha fatto bene, sì. Ah, ecco, sì. Si riferiva al fatto che c'è fuori da tutta la rotazione, esatto. Cioè, questa è una tua. No, per evitare l'equivoco, sì, 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 ho chiesto.